Paul Renda, amministratore delegato di Miller Group e di Spartan Tech. Il nostro rapporto con Marazzato è duplice. Da una parte con Miller Group supportiamo quello che è l'attività di finanza agevolata, mentre dall'altro con Spartan Tech lavoriamo in ottica di Open Innovation su tecnologie di frontiera 4.0. Con Spartan Capital abbiamo avviato con il gruppo Marazzato un progetto di Open Innovation che ci ha portato nel corso degli ultimi 18 mesi a guardare e ad approfondire tre diverse tecnologie. Queste tecnologie sono strettamente legate al mondo dei dati e hanno una loro declinazione differente. Siamo partiti con l'attività legata alla blockchain e alla tracciabilità dei rifiuti. Questo è un grande tema e sempre di più aziende del mondo degli utilities ci stanno chiedendo supporto in questa tematica. E devo dire che l'approfondimento poi ha portato a valutare tutta una serie invece di attività che possono essere fatte sulla base dati che viene detenuta e notarizzata con la blockchain. Per cui abbiamo iniziato ad approfondire il tema della business intelligence. Proprio in questo momento stiamo valutando una startup italiana molto interessante per capire se alcune delle attività che vengono sviluppate da questa startup possono essere in qualche modo segmentate e portate all'interno del mondo Marazzato. C'è poi un ultimo tema, che è un grandissimo tema, che è quello legato all'intelligenza artificiale. In questo momento, insieme al gruppo Marazzato, abbiamo approfondito due piattaforme tecnologiche molto importanti. Queste piattaforme, di fatto, aggregano big data ed estraggono valore, quindi informazioni, da questi dati. Attraverso l'intelligenza artificiale, l'ambizione è quella di sviluppare delle soluzioni nuove, lavorando sui bisogni latenti del mercato. Il concetto di sostenibilità è un concetto che negli ultimi anni pian piano ha conquistato l'attenzione di tutte le aziende di diverse dimensioni. In questa fase di mercato diventa abbastanza difficile dare un'interpretazione univoca e probabilmente non è neanche la scelta migliore. Dal nostro punto di vista cerchiamo di accompagnare al concetto di sostenibilità il concetto di valore. La motivazione è che all'interno delle aziende ci sono molti asset che nel tempo, per diversi motivi, sono stati pian piano lasciati da parte, ma proprio questo concetto di sostenibilità, che deve inglobare sostenibilità ambientale, sostenibilità per quanto riguarda il capitale umano e sostenibilità economica, diventa un concetto univoco che riesce a mettere sostanzialmente dallo stesso lato il concetto di valorizzazione di asset. Di conseguenza, la sostenibilità, dal mio punto di vista, è quello sforzo di riuscire a generare valore cercando di tutelare il territorio, mettere le persone al centro del progetto e soprattutto creare un futuro dal punto di vista economico sostenibile alle imprese. Diciamo un'attività armonica tra queste tre variabili.